Oh, ciao popoli Lega Nerd! Vediamo se ce la facciamo, vediamo se ci siamo. Benvenuti, bentornati. Ditemi se si sente, si vede, va bene, va a scatti, funziona. Perché sto veramente facendo una prova col cellulare da StreamYard che gracchia un pelo, ma a scoppietto. Perché in realtà dovete sapere che StreamYard non ha un'app, non ha un'app e non avendo un'app alcuni dispositivi non li accetta, tipo le cuffie, le AirPods o la mia pulce con cui faccio tutte le interviste non le accetta. Quindi faccio la live con l'audio del cellulare ed è vero che ho un super timbro di voce, ma avevo paura che non si sentisse, oppure uso il cazzettino qua, ovvero il Rode, che però mi state dicendo che scoppietta, quanto scoppietta, vabbè che questa è la primissima live del day one e faccio un po' di prove. Io avrei fatto tutto con Streamlabs, but visto che grande ritorno ai festival, Covid non ce n'è, giustamente vogliamo essere in diretta su Twitch, Facebook e YouTube. Quindi ciao popolo di Twitch, ciao popolo di Facebook, ciao popolo di YouTube, ciao popolo di Lega Nerd. Finalmente siamo a Venezia, incredibile, ma vero, siamo a Venezia. Chi l'avrebbe mai detto che nel 2020 ci sarebbe stato un festival, o meglio, ci sarebbe stato il Festival di Venezia. Allora, se puoi prova ad abbassare il mic, che vuol dire non si può abbassare, Ruggero? Qua siamo con un cellulare, un piedi traballante, la panchina che a breve si è scassa. Cosa secondo te? Tu non ti dico nemmeno quanto sia complicato riuscire a fare la live da StreamYard nel browser di Safari. Quindi io lo posso allontanare il microfono, non lo posso abbassare. L'ho allontanato, ditemi se è così, è leggermente meglio. Altrimenti, ragazzi, non lo so, da domani, boh, provo a fare. Adesso se stacco il microfono sono quasi certa che non si sentirà più il mio audio ed è un po' un disastro. Va bene. La live sarà complicata. Il posto dove sono non è male. Tra l'altro, sono a casa dei movie player. Sono a casa di movie player. Mi sono impossessata in questo momento del Giuardino. Domani invece andiamo un pochino in giro per Venezia, che è la cosa che mi turba per Venezia, per il lido di Venezia, ed è la cosa che vi stavo dicendo un po' mi turba. Quindi, se non sono accompagnata dal microfono, comunque. Insomma, sarà pure che lo sto toccando io, cioè che non ho le zanzare, mi vogliono pungere le mani, che non ho messo il treppiedino anche nel microfono. Bando alle ciance. Giovani, benvenuti, bentornati live. Come state? Soprattutto che bello essere a Venezia. Oddio, che bello, nel senso che sì, bello, siamo emozionati. Chi l'avrebbe mai detto? C'è pochissima gente e questo in realtà ci piace. Le conseguenze positive del Covid sulla gente. Ma effettivamente c'è ancora un po', no, quest'area di non completa sicurezza, girare tutto il tempo con la mascherina, il disagio della mascherina, delle proiezioni con la mascherina. Anche oggi, già da ieri, ho cominciato a fare interviste a destra manca e tutto il tempo con questa mascherina, effettivamente non sai se riescono a capire, a leggere il labiale. Non è divertentissimo, però insomma, per la sicurezza questo è altro. È incredibile che il festival ci sia, siamo riusciti effettivamente a farlo, quindi siamo molto contenti di questo alla fine. Quindi questa è la cosa più importante. Come ben sapete, su Lega Nerd abbiamo il nostro hub come ogni anno. Questo è il nostro quinto anno qui a Venezia. Venezia 77 segna il quinto anno della copertura di Lega Nerd e c'è il nostro hub dedicato leganerd.com/venezia77/tag/venezia77. Se andate comunque sul nostro sito abbiamo il super tag enorme dove potete andare, c'è tutto l'hub dedicato. Ho già pubblicato il film della preapertura e a brevissimo, non appena finirò questa live, pubblicherò la recensione del film d'apertura, ovvero Lacci di Daniele Lucchetti, tratto tra l'altro dall'omonimo romanzo. Oggi, anzi questa mattina l'ho visto, abbiamo fatto anche le interviste e in realtà tra un po' ve ne posso pure un pochino parlare. Lagga? Lagga tanto?
però almeno questa prima live dove effettivamente cioè, beh, è la prova che mi serve per sottolineare ad Antonio che le live da browser non si fanno e quindi il popolo di YouTube e di Facebook ci perdonerà, ma secondo me se facciamo le live dal profilo Twitch è molto molto meglio, eh? Voi che dite? Secondo me è un attimino meglio, ogni tanto un pochetto ma si sopporta. Vabbè, comunque sono meno sparaflesciata, è vero che fa un po' effetto Barbara D'Urso il StreamYard, però, d'accordo. Questi potenti mezzi che ci offre l'internet, più che altro signor StreamYard, è il caso che, StreamYard, Pantoff, c'è una differenza fra StreamYard e Streamlabs. In questo momento siamo su StreamYard, come vedete anche dalla configurazione. E StreamYard ti permette di fare le live in contemporanea, così come lo siamo noi in questo momento, e su Facebook. Ma StreamYard, che funziona molto bene da browser su computer, non funziona altrettanto bene su cellulare perché non ha un'app. Lo so, infatti usa Streamlabs, lo so, però ora vediamo. Però Streamlabs non ti permette di fare, è un po' più complicato fare tutte le live in contemporanea, perciò secondo me rinunciamo alla contemporanea e stiamo solo su Twitch. Io credo che da domani farò così, farò a modo mio, che è molto meglio, no? Faccio di testa mia, che è molto meglio. Sicuramente sarebbe meglio la scusa per far usare Twitch, che è un po' pigro, esatto, che Twitch è meglio, mi perdonino il signor YouTube e il signor Facebook se ho una preferenza per il signor Twitch, ma Twitch è un po' casa mia ormai. Detto questo, bando ai Gabri vai col golf, infatti sì, infatti mi sa che andremo col golf, domani andiamo col golf, bande convenevoli. Allora, in realtà non è che ci sia da dire, o mi arriva ieri, ovviamente tutto molto deserto, tutto molto poca gente, e questo ve l'ho detto, non mi dispiace che ci sia così poca gente, c'è stata una selezione maggiore sui giornalisti, sulle testate, sul numero di persone portate dalle testate, ci sono un po' di differenze che vi racconterò anche nel corso di questi giorni, vi farò anche vedere questo red carpet un po' desolato perché c'è un muro, dopo il muro di Berlino abbiamo il muro del Lido di Venezia perché c'è questo muro che copre completamente il red carpet, quindi è vero, quando dicevano red carpet a porte chiuse non mentivano, è tutto molto vero, è tutto molto vero, il red carpet effettivamente è quasi invisibile perché c'è questo super muro, pochissimi fotografi, ho sentito un numero irrisorio di fotografi tipo 3-5, non di più, anche le interviste ovviamente la troupe è super iper mega ridotta, quindi grossi cambiamenti anche su quel fronte, tanta sicurezza, noi veniamo costantemente monitorati per ogni cosa, è una liberatoria, è uno smacchiamento di amuchina, una misurazione di febbre, è giusto, è giustissimo così, e tra l'altro anche per andare da una parte all'altra la come si chiama, la mascherina deve essere sempre alzata, soprattutto per le parti circoscritte dove si svolge il festival, ma fin qui credo che sia il minimo indispensabile per, insomma, per assicurarci un festival, diciamo, in quasi totale sicurezza, ecco, quasi totale sicurezza, diciamo in questa maniera. E poi il grande cambiamento quest'anno, che ci sta facendo impazzire non poco, riguarda appunto, ma voi sentite pure il signore spazzare ovviamente, suppongo, riguarda appunto il fatto che niente file, yeah! Ma per andare a vedere i film, quindi evitare l'assembramento della fila, dobbiamo prenotarci prima. Abbiamo un sistema creato direttamente da Satana. Io che ho fatto la sapienza, pensavo che InfoStud fosse stato creato da Satana, e invece no. C'è un altro sistema, che è quello appunto per accreditarsi alle varie anteprime stampa qui a Venezia, che è molto peggio, quindi non c'è limite al peggio questo. Sono contenta di averlo scoperto, quindi ti svegli la mattina alle 6 con l'ansia, perché devi prenotare il film che vedrai da qui a 3 giorni. Film che magari, no, c'è un 50% di possibilità di cancellare, perché probabilmente avrai, no, in contemporanea un'intervista che ti avranno avvisato, sì e no, 5 ore prima.
Quindi fatevi voi un pochino i calcoli di quanto viviamo, no? Ben poco nell'ansia da questo punto di vista, ben poco nell'ansia. Ah, io sento solo te, molto bene. Questo, io sento solo te gracchiare, quindi per il resto non conta. Bene, 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 sono contenta, perciò. Quindi niente coda per le visioni, nope, assolutamente nessuna coda. Oggi, infatti, direttamente con la prenotazione che uno salva il PDF oppure può il passbook sul wallet, va direttamente lì. E via, poi ovviamente è beggiato il badge e entri in sala tranquillamente, ognuno al proprio posto, numerato, preciso. Questa è una cosa molto molto bella, che se solo funzionasse meglio, anche qui mancanza di app, le app salveranno il mondo, anche qui funzionasse un pochino meglio il sito, probabilmente sarebbe una di quelle cose da adottare ovunque. Io a Venezia non ho mai fatto grosse file della morte, in 5 anni mi è capitato di rimanere fuori ad un'anteprima stampa forse una, massimo 2 volte, però comunque risparmiare mezz'ora, tre quarti d'ora non è male, soprattutto al mattino, che no, sono sempre mezz'ora, tre quarti d'ora di sonno in più che durante i festival sono veramente importanti. Ma effettivamente a Cannes, dove spesso fai 3 ore di fila con il rischio altissimo di restare fuori, questa cosa salverebbe tantissime persone. Vero che a Cannes sono molto più elitari per quanto riguarda la questione dei colori, dei pass, a Venezia molto molto meno, quindi magari a Cannes ci sarebbe un tipo, però si può facilmente risolvere riservando i settori, tipo metà dei posti sono riservati ai rosa e l'altra metà si dividono fra i blu e i bianchi, fra i blu e i gialli, molto semplicemente, quindi si potrebbe fare. Signor Fremò, visto che me l'avete appunto chiamato, che erano in giro, sì, Margherita manda delle foto, una mia collega, amica, per chi la conosce, per chi non la conoscesse, mandava delle foto in giro di Müller e Fremò, che carini tutte e due. Allora, che cosa ho visto? Io ho già visto 2 film in realtà, ho già visto 2 film, il film di preapertura, Molecole, di Andrea Segre, trovate già la mia recensione su Lega Nerd. Il film è stato mostrato ieri, appunto, giorno zero, giorno di preapertura. Film molto interessante, un film documentario un po' nato dall'imprevisto, perché in realtà Andrea Segre, che aveva il papà di Venezia, da Roma, si reca a Venezia per fare 2 progetti legati, uno al turismo di Venezia e l'altro invece al problema dell'acqua che si alza, dell'acqua molto alta, no? C'è un periodo dell'anno dove l'acqua della laguna si alza tantissimo. Invece è rimasto bloccato dal lockdown e quindi ha deciso, bloccato a Venezia dal lockdown, ha deciso di unire le 2 cose insieme e creare un film documentario ex novo che parlava appunto di una Venezia svuotata, dove da una parte c'era chi era quasi contento perché appunto una Venezia senza turisti, una Venezia tranquilla, più bella quasi, ma al tempo stesso più fragile perché inevitabilmente vuota, come se poi svuotata tutta l'Italia e anche un po' tutto il mondo nei 2 mesi di reclusione necessaria a causa Covid. Quindi è un film molto nostalgico, molto molto intenso, che quando sono arrivata a Venezia ed effettivamente vedere la stazione di Santa Lucia vuota, pochissimi traghetti, pochissima fila, pochissima gente in giro, mi ha fatto un effetto completamente diverso, molto estraniante, quasi spettrale, surreale. In più, in realtà, il film è anche un pretesto per ritrovare le tracce un po' del padre, di questo papà ormai scomparso, che appunto lui studiava le molecole e, come dice Segre, le molecole sono imprevedibili, imprevedibili come è stato questo film, imprevedibile come quello che ci è successo, come i mesi che abbiamo passato, l'anno in realtà che abbiamo passato e stiamo passando. E mi ha molto sorpreso, è molto profondo, molto poetico, arriva da domani al cinema. Recensione su Lega Nerd, domani, se non stasera, arriva la mia intervista. È un'intervista di poche domande, ma un po' lunghetta, neanche troppo in realtà, 5 minuti, con Andrea Segre, che è stata molto molto bella in realtà, molto interessante. Quindi arriverà anche quella. E, che dire ragazzi, se avete l'occasione,
l'occasione di vederlo, poi ve lo consiglio col cuore pesante, perché vi appesantirà un pochino il cuore, insomma il mood penso che l'abbiate potuto capire, tutto fatto macchina a mano, lui armato di testardaggine e coraggio, tutto recitato, più che recitato, raccontato da lui. Per lo più, quindi è lo stesso regista che funge da narratore questa fiaba, questo sogno al limite dell'irreale, e ogni tanto ci sono le testimonianze, i racconti di quelle che erano state le persone appunto intervistate, però per i progetti precedenti. Lui era andato a Venezia il 22 febbraio, il 5 marzo l'Italia si blocca, rimane lì e ogni tanto è riuscito a girare qualcos'altro. Poi è rimasto chiuso nella casa di famiglia, dove ha trovato lettere vecchie del padre, filmini in super 8 del padre che non sapeva che il padre avesse fatto, perciò è stato insomma è anche un bel modo per riscoprire i rapporti, no? Tra padre e figlio, anche un modo poi per immedesimarsi, secondo me non è male. Se per caso, quando è il giorno di Susanna Nicchiarelli con Miss Marx? Sabato, è il 5. Sì, perché ho prenotato oggi, stamattina ho prenotato Miss Marx, sabato il 5. Sono molto curiosa, in realtà ho già sentito qualche parere, ma l'embargo mi vieta di dirvi nulla, e quindi sono molto curiosa di vedere Miss Marx, chissà se poi riusciremo anche a fare qualche intervista. Film d'apertura invece di oggi, che ore sono ragazzi? Sono le 7 passate, quindi in realtà ve ne posso parlare, perché tanto l'embargo dovrebbe essere bello che andato, no, bello che andato no, adesso c'è la cerimonia, qualcuno mi diceva che appunto le 19:30, perfetto, perfetto, posso ufficialmente parlarvi di Lacci. E appena ok, sono riuscita a interrompere la sveglia, adesso mi vedete, era partita una sveglia per prenotare una roba che in realtà l'ho prenotata già da un po'. Allora, abbiamo visto il film, sì, Gabriele ha già perso la cognizione del tempo, ti rendi conto, Derfel? Molto bene, bene ma non benissimo direi, tra l'altro c'è questa panchina che continua a scricchiolarmi sotto al culo, raga, a breve mi vedete cascare per terra, ve lo dico, fra i morsi delle zanzare, il lag, lo scricchiolio, si sentono pure i grilli, adesso mi deve zompare qualcosa in testa, guarda come facciamo lo share sul Lega Nerd. Allora, stavo dicendo, abbiamo visto Lacci, la censura ha colpito, esatto, capa, esatto. Allora, Lacci di Daniele Lucchetti, tratto dall'omonimo romanzo, che io non ho letto, ma mi dicono tutti essere molto bello, molto piccolo, 135 pagine, quindi cercherò di recuperare. Film con un gran cast, Alvaro Orbacher, Luigi Locascio, sempre simpaticissimo, che tra l'altro qualche anno fa l'avevo intervistato per Smetto Quando Voglio, io faccio un'intervista molto divertente, un quiz dove dovevano indovinarmi attraverso le citazioni dei supervillain chi erano questi supervillain e da che film da dove era stata tratta insomma la citazione. È stato molto divertente, Locascio mi ha pure riconosciuto, ha fatto ah ma ho capito che sei quella infame, è andata proprio così, però poi la vedrete nei prossimi giorni. E quindi Alvaro Orbacher, Luigi Locascio, Elena Morante e Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno e Giannini figlio, che ogni volta mi dimentico il nome, scusami Giannini. Oggi ho intervistato di loro, vabbè, regista Lucchetti, Locascio e la Morante. Nei prossimi giorni arrivano le interviste su Lega Nerd. Di che cosa parla Lacci? Se l'anno scorso avevamo Marriage Story di Noah Baumbach, dove appunto si parlava di una storia, sembrava una storia di un divorzio, e invece poi era la storia di come era nato un amore, delle inevitabili difficoltà, l'amore nella vita, in questo caso si parla di famiglia, della distruzione di una famiglia, ma anche della forza, nel bene, ma soprattutto nel male. Perché a volte decidere di restare inevitabilmente insieme, comunque insieme, per il fantomatico bene dei figli, ti mette di fronte al fatto che a volte quella scelta è una scelta sbagliata, che probabilmente a volte nella vita, quando ormai qualcosa si è rotto,
onde evitare di odiarsi e quindi di vivere una vita non propria, piena di rimorsi e di rancori, tanto vale lasciarsi, no? Costruire un'altra vita, perché forse in realtà anche per i figli sarà meglio. Tra l'altro parlo da figlia di divorziati, io stessa, con tutto, vabbè, una storia un po' particolare, e con un sacco di esperienze comunque a questo punto di vista, ed è vero, ci sono storie destinate a finire, ma che comunque è meglio così, è molto meglio che vadano in questa direzione. Non è il caso appunto di Lacci, anzi, i due protagonisti vanno, si parano, perché poi Aldo confessa nella Napoli degli anni Ottanta, quindi c'era anche un tipo di modello di famiglia un po' differente, un tradimento. E la cosa particolare è che Wanda, invece di chiedergli perché mi hai tradita, è perché me l'hai detto. Potevamo tranquillamente fare finta di nulla, non mi dicevi niente, capita, succede, è normale tradire, è una roba da una botte via, non vuol dire niente, potevi non dirmelo. Invece adesso me l'hai detto, io devo fare i conti con le conseguenze di questo tradimento. Ma appunto, nonostante la separazione, poi per il bene dei figli, queste due persone rimangono insieme, e rimangono insieme tutta la vita, una vita che però passano un po' da estranei, passano continuandosi a tradire, e soprattutto i figli a distanza di tempo subiranno un po' le conseguenze di queste scelte, perché assorbiranno poi quelli che sono stati gli sbagli commessi dai genitori. È uno spaccato di vita anche intero riflettere. L'unico problema del film è che secondo me il film è ottimo per il fuori concorso, la trovo una scelta ben poco efficace come apertura, ha ben poco mordente. È un film che non rimane, poi Adriano, grande Ruggero, è un film che poi non rimane così tanto dentro, non risuona così tanto, scalfisce un po' la superficie, risente di quelle che sono i tipici drammi borghesi del cinema italiano, della gente che urla, della gente che sussurra, questi dialoghi sempre molto esasperati ed esasperanti, questa recitazione fin troppo teatrale, che un po' nel momento in cui io cerco di creare un legame, no, di empatia, anche solo per ritrovarmi nella vicenda, perché poi è abbastanza semplice, alla fine vengo buttata fuori, no? Vengo calciata via violentemente da un modo, da un dialogo, da una parola messa in bocca che inevitabilmente stona, non funziona, la si trova artificiosa, articolata, appunto è un po' troppo teatrante, ecco, come questa recitazione un po' teatrante. Abbiamo appunto il passato e il presente, il passato interpretato appunto dalla Lorvacher, da Locascio, e il presente dalla Morante e da Silvio Orlando. Per esempio la coppia Locascio-Orlando ancora funziona come appunto evoluzione, Rohrwacher e Morante le trovo così estremamente differenti che mi risulta anche poco credibile riuscire, no, a vedere questa evoluzione delle due come stessa persona, nei colori, nei modi di fare. Poi c'è la Morante che tende un po', no, a emulare la recitazione della Rohrwacher, cercando appunto di rimanere sulla stessa lunghezza d'onda, ma non ci riesce fino in fondo. E infine poi ci sono appunto questo cameo, perché ci sono pochissimo, della Mezzogiorno e di Adriano Giannini, che sono i figli cresciuti, che però anche lì non c'è stato di accaduto, perché secondo me i personaggi non vengono abbastanza approfonditi. Ripeto, un film che scalfisce la superficie, scorre, è molto scorrevole, comunque poi dura pochino, non dura tantissimo, dura poco più di un'oretta e mezza, scorre, anche piacevole, però ecco, non riesce veramente a intrigare fino in fondo, ad avere quel quid in più rispetto a tutta l'altra roba che abbiamo visto, soprattutto magari firmata da Muccino, spesso e volentieri con gli stessi attori, o insomma appunto il classico dramma borghese italiano, di cui secondo me siamo anche un pochino saturi. Ecco, mi aspettavo qualcosina di più, da questo punto di vista. Il film è ambientato fra Napoli e Roma. Un po' particolare la scelta di come mostrare le città, non vi anticipo niente, anche perché poi ne ho parlato con lo stesso regista durante le live,
una colonna sonora quasi del tutto inesistente, insomma un film molto molto semplice, un film adatto dal fuori concorso, ma appunto per un'edizione così particolare di Venezia mi sarei aspettata un'apertura molto molto più forte. Mi hanno parlato molto bene del film di apertura di Orizzonti, un film greco, si chiama Apples, mele, che vedrò insomma domani, che avrò, farò anche una mini intervista con il regista, sono molto curiosa, mi hanno detto che invece appunto il film di Orizzonti è molto interessante, pertanto lo vedrò e poi magari domani appunto ne parliamo. Domani pure giornatina un po' intensa, devo dire la verità, già da ieri siamo partiti a mille con le interviste e oggi uguale, giornatina un pochino intensa, stasera ho dovuto rinunciare al film fuori concorso coreano, Night in Paradise, non mi intrigava particolarmente però volevo vederlo, ma volevo finire del lavoro, altrimenti ragazzi, a parte devo fare ancora la live, ma altrimenti se incomincio ad avere gli arretrati, grandi arretrati fin da oggi, soprattutto sulle recensioni, come ben sapete poi non esco più e rischio di perdermi dei pezzi importanti, cosa che non vorrei affatto fare. Poi domani, oggi c'è stata la presentazione con la giuria, magnifica, meravigliosa, Kate Blanchett, la nostra presidentessa di giuria di questo Venezia 77, e domani ci sarà Tilda, che è già arrivata, Tilda Swinton, protagonista del cortometraggio di Pedro Almodovar, molto molto curiosa, quindi domani in programma ho tre film, due dei quali ovviamente in concorso, perché domani incominceremo a vedere i film del concorso, oggi non è stato proiettato nessun film del concorso, vedrò un altro film di Orizzonti australiano, insomma c'è un po' di robetta, devo dire la verità, mi sono fatta un programma con, a parte oggi, una media di tre film, chissà se ci riuscirò, considerando che qui le interviste incominciano ad aumentare e si perde sempre un pochino di tempo quando si fa le interviste, scopriremo insieme. Bravo Lucio, mi ricordo una roba molto molto bella, l'anno scorso è stato presentato a Venezia 76 il nuovo film di Pablo Larraín, che sapete mi piace moltissimo, Emma arriva oggi nelle sale cinematografiche, film che vi consiglio, straconsiglio di vedere, su Lega Nerd trovate la mia recensione appunto fatta l'anno scorso da Venezia, guardatelo perché un film tra l'altro Pablo Larraín che esce completamente dalla sua comfort zone, quindi molto molto bello, molto molto bello. Com'è Kate Blanchett dal vivo? Io l'ho già vista Kate Blanchett dal vivo, per ora a Venezia ancora non l'ho vista perché volevo andare in conferenza stampa ma stavo finendo le interviste, quindi non ce l'ho fatta. Lei è divina, lei è sempre bella, bellissima, meravigliosa. È vero che comunque le grandi dive giustamente tengono un po' a distanza, non fanno quasi pochissime interviste proprio perché meno contatti, poi comunque loro magari pure la Swinton vengono dall'America e riducono i contatti al minimo e ci sta giustamente. Qualcuno di voi mi ha chiesto privatamente se avessi incontrato, se incontrerò Kojima, ragazzi io credo, mi hanno anche dato una mezza conferma perché oggi in conferenza non c'era, io credo che Kojima non ci sia. Kojima è nella giuria della sezione VR di Venezia, del Festival di Venezia, sezione che ormai è da un paio d'anni. Quest'anno, proprio a causa Covid, perché appunto le mascherine, il visore è un po' difficile, tutti i film in concorso del VR sono online. Pertanto c'è la presidentessa di giuria della sezione, ma non so se ci siano Kojima, comunque che io sappia non dovrebbe esserci, perciò. Galadriel spacca sempre, esatto, esatto Lucio, esatto, bello. Allora, tra l'altro buonasera a tutti quelli che si sono collegati, Teo, Sasà, Doc, ciao belli, scusatemi se non vi ho salutato un sacco di W, se non un attimo interrotto il video, perdonatemi. E abbiamo fatto insomma prima giornata, dovevo fare un po' di esperimenti con Streamlabs, però insomma direi che per il resto, beh, con StreamYard, perdonatemi, grazie ancora, ditemi se ci sono ancora
Probabilmente il problema del lag è più dovuto al, come si chiama, al wifi, perché sono fuori, collegata con il wifi di casa, secondo me quello è dovuto al wifi. Il microfono, ragazzi, cercherò di risolvere. Stupida io a non essermi portata le cuffie con il microfono, perché uso le AirPods e purtroppo le AirPods non me le prende, almeno dal cellulare non me le prende e non mi prende neanche la pulce. Perciò, chissà se magari il microfono invece mi dite che è un pochino gracchia, chissà, chissà. Va bene. Mi basterebbe sapere di essere nella stessa città e mi sentirei già stato per Kate. Se la vedi, porta le mie saluti, non mancherò Ruggero. Allora, ma si lago ogni tanto, ma no problem, sì, seguo uguale. Ok. Sei contenta di come sta procedendo il festival in tempo di Covid? Devo dire la verità, sì, sono molto contenta. Scusate le zanzare. Sono molto contenta. È vero che siamo al secondo giorno, quindi neanche a dire che chissà che abbiamo fatto. Siamo solo al secondo giorno, anche se bello intenso. Primo giorno ufficiale, tra l'altro oggi, di festival. Devo dire che c'è pochissima gente, ve l'ho già detto. Mi piace se rimane così. Perché no, Venezia sempre così sarebbe bellissimo, sarebbe meraviglioso, è molto più relax. Oggi poi siamo riusciti a tornare subito a casa, a lavorare, quindi anche perché probabilmente non passerò mai dalla sala stampa perché ho scoperto essere praticamente impossibile entrare, pochi posti, delle file che non hanno alcun senso, perciò mi sa che non andrò, poi casa è vicina, è super comoda, pertanto se c'è casa, molto meglio stare a casa. Solo che effettivamente, fessa io che non mi sono portata la webcam, però vabbè, che volevo in realtà, avrei potuto fare effettivamente la live direttamente dal computer, ma volevo testare il cellulare, perché fino a quando non lo testo non posso sapere come andrà. Allora, sì, siamo in live pure su YouTube, ma credo che oggi potrebbe essere il primo e ultimo giorno, perché poi magari su YouTube tanto si ricaricano, perché appunto vorrei darvi comunque delle live. È vero che si seguono, problem, però il fatto che gracchio un po' mi infastidisce. Al massimo domani provo a farlo senza, con il microfono dell'iPhone, che di solito è alto, però non so se stando in giro si sente abbastanza oppure no, se si sente bene. Comunque è vero che questi sono cellulari da battaglia, perciò dovrebbero funzionare abbastanza bene. Allora, raccontaci un po' cosa vedrai domani. Allora, domani dovrei vedere appunto il cortometraggio di Pedro Almodóvar, che dura 30 minuti. Dopo vedo due film in concorso. Uno si chiama Amanti, che è la storia di due giovanissimi, credo che sia un film francese, tra l'altro, due giovanissimi ragazzi un po' ai margini, e l'altro invece è un film argentino, non mi ricordo durante in quale guerra. Ci sono un sacco di film di guerra quest'anno, ve ne parlo un po' domani. Ci sono un sacco di film a cui mi sono già prenotata. Come vi ho detto, oggi è mercoledì, io oggi mi sono prenotata per i film di sabato, proprio perché abbiamo questo nuovo sistema. Quindi ho in mente i film di sabato, che sono appunto Miss Marx, sono il documentario di Guadagnino, il cortometraggio di Guadagnino. E quindi i film di domani li ho prenotati domenica, praticamente. No, lunedì, li ho prenotati lunedì, quindi un po' di idee confuse. Domani comunque, appena scadono tutti i vari embarghi, vi parlo un po' e magari con il programma alla mano. Johnny, non so che altro dirvi, tanto un po' di questa Venezia, in base con tutte, no, le varie limitazioni varie, ve la faccio scoprire nei giorni andando. Insomma, sono 12 giorni come sempre, staremo insieme per questi 12 giorni fino al 12 settembre, perciò ne abbiamo di cose da vedere, né cose di cui parlare neanche da soli e da sviscerare, film da scoprire. Sono molto curiosa. Comunque, indubbiamente un festival
festival di nicchia quest'anno, un po' un Berlino, una Venezia un po' Berlino, però sono curiosa, sono molto curiosa, è inevitabile, non ci sono grandi star, è giusto un paio di film, possiamo definirli quasi hollywoodiani. E oggi infatti è stata una grande lotta riuscire ad accreditarsi per il film di Gia Coppola con Maya Hawkes e Andrew Garfield, non è stato affatto semplice, un film che si chiama Mainstream, dove si sono buttati tutti quanti, ma secondo me non sarà poi questo film così mainstream, così come tutti millantano, film presentato tra l'altro in Orizzonti, quindi questo di solito Orizzonti ha un po' di chicchette più particolari. Per esempio sono molto curiosa di vedere l'esordio alla regia di Pietro Castellitto, I Predatori, molto molto curiosa, che sarà negli ultimi giorni, proprio gli ultimissimi giorni. Ci sono un po' di film segnati che non vedo l'ora di vedere, e che dirvi, basta così. Adesso torno a finire un po' di cosette e su Lega Nerd a brevissimo ora stacco la live e vi pubblico la recensione di Lacci, così potete leggere com'è andata questa apertura di Venezia 77. Giovani Ferment Cup Live, come ogni anno, sono iniziati anche con un po' di problemini tecnici. Noi faremo live ogni giorno, ovviamente qui su Lega Nerd, e magari un pochino più stabili, lo scopriremo solo vivendo, e ovviamente bene o male l'orario sarà più o meno un po' prima di questo, in genere sarà sulle 18, fra le 17 e le 18, perché alle 19 quasi sempre sono in proiezione. Se non lo faccio fra le 17 e le 18, allora lo farò probabilmente un pochino più tardi. Si avverte la magia, Lucio? Sì, un po' si avverte, comunque già ieri quando ero in lancia per arrivare da Santa Lucia al Lido è stato molto molto bello, si sente un po' la spettralità di tutto quanto, ma sì, un po' la magia si sente, inevitabile. Sono contenta, avevo un po' di paura all'inizio, ero un po' insicura, continuo a dire che al primo positivo me ne torno a casa, piuttosto vado a nuoto ma me ne torno a casa, però sì, sono contenta, mentirei se dicessi che non sono contenta, sarà un po' stancante, ma è sempre stancante il festival, quindi si sa, lo sapete, lo vedete sulla mia faccia, no? Cioè, parto sempre bella brillante il primo giorno, ben vestita, i capelli belli, vabbè, insomma, questi si sono già un po' rovinati, e poi arrivo gli ultimi giorni che faccio schifo al cazzo, considerando che tra l'altro con le mascherine mi trucco metà faccia, ora la luce vuole che non si veda il resto, ma metà faccia è truccata, quindi tipo proprio per la mascherina, perfetta, almeno così risparmi del tempo, e arriverà gli ultimi giorni dove non mi truccherò più, proprio farò schifo. Ma non importa, è la bellezza del festival, anche questo. No, è molto vuota Venezia e Lione, molto molto vuota, mi sono fatta anche un giretto perché sono arrivata in anticipo, ero arrivata 2 ore in anticipo rispetto a tutti gli altri, è molto vuota Venezia, quindi assolutamente no. Si cammina bene, si sta bene, e per ora il clima, si sta anche molto bene con il clima, perché non fa... La mattina fa un po' di freschetto, ma che non piova, anche se queste nuvole che adesso vedo all'orizzonte non minacciano nulla di buono, non fa un caldo porco, ieri faceva effettivamente un po' di caldo, oggi invece si stava veramente bene, tempo di settembre, caruccio, ci sta, molto bene. Domani stesso orario, domani sicuramente un po' prima perché alle 7:30 ho un film che devo vedere perché forse ho le interviste, e domani probabilmente verso le 18, probabilmente domani facciamo live verso le 18. La mascherina is the new media pilometa a gamba, tanto inverno, esatto Derfel, esatto, è proprio quello, pensa, con la mascherina non mi devo fare manco i baffi, mua. E su questa perla, giovani, io mi sa che io vi posso proprio salutare, allora mi raccomando, seguiteci qui su Twitch, soprattutto seguite il nostro hub dedicato al Festival di Venezia su Lega Nerd, leganerd.com/tag/Venezia77, vi tengo informati ogni giorno, abbiamo già un sacco di news,
la recensione dell'apertura, e poi ovviamente tenete d'occhio sia i social di Lega Nerd, quindi Instagram e Facebook, soprattutto Instagram, io che scaccio le zanzare, ma anche il mio canale Instagram, che cerco di portarvi, insomma, tutto il giorno insieme a me in giro per Venezia, per il Lido di Venezia, per il Festival di Venezia. Giovani, grazie mille per essere stati con me e grazie per la sopportazione. Dopo rivedo la live, capisco il problema tecnico quanto era grave, perché so che voi spesso e volentieri un po' dissimulate, e ci vediamo domani 17:18 pronti per un nuovo recap live. Vediamo però magari, ecco, in giro da Venezia, che dite? Proprio in giro da Venezia, almeno dal Lido di Venezia, così respiriamo meglio questa magia. Grosso bacio, mi raccomando, e restate con me. Ciao, ci vediamo domani. Ciao belli.